cooperative hanno affrontato l'inizio del 2020 dopo un 2019 abbastanza positivo. Purtroppo, normalmente a fine anno si analizzano i bilanci dell'anno precedente, invece quest'anno ci siamo dovuti attrezzare per una realtà che è completamente modificata. Le cooperative, così come tutte le altre imprese, hanno affrontato una situazione molto difficile e stanno affrontando una situazione molto difficile nel 2020, a causa della pandemia che ha impattato su diversi aspetti dell'attività aziendale, sia sugli aspetti finanziari, sia sugli aspetti del lavoro, sia sugli aspetti dei ricavi. Quindi una situazione molto complessa, anche se pur in queste situazioni di difficoltà, molte cooperative, molti soci hanno dato importanti segnali anche di resilienza e di voglia di combattere contro questa situazione. Una prima, diciamo, azione di responsabilità sociale collettiva è stata quella di cercare di sostenere le istituzioni sanitarie che stavano affrontando questa situazione difficilissima, per cui ci sono state moltissime donazioni da parte di cooperative agli ospedali, alla sanità del territorio e moltissimi altri progetti come la messa a disposizione di alberghi per le persone in difficoltà da isolamento Covid o altre numerose iniziative. E in più si sono attivate anche per sostenere i propri soci, in particolare fin da subito anticipando la cassa integrazione e successivamente cercando di conservare al massimo le possibilità e le condizioni di lavoro delle persone che sono all'interno delle cooperative. Chiaramente più si protrae questa situazione, più le difficoltà aumentano, ma anche in questa fase stiamo cercando di sostenere la resilienza e la ripresa con alcune iniziative, tra cui il bando Coop Startup che aiuta le persone a costituire nuove imprese dandogli anche premi in denaro e i protocolli d'intesa sui workers buyout che possono aiutare quei lavoratori che si costituiscono in cooperativa a rilevare la propria azienda entrata in difficoltà a causa del Covid.